Ciro, buonasera, Allora, grazie per la disponibilità. Il 19 ottobre è nato il tuo quarto figlio, il 16 ti sei fatto male. Come sei riuscito a mischiare queste due emozioni? Sicuramente una più bella, quella della nascita di tuo figlio, però, ecco, io so anche per via traversa che comunque ci tenevi a tornare. Ecco, Che periodo è stato per te? Beh, intenso, devo dire. Un periodo davvero con emozioni da un lato e dall'altro importanti. Sicuramente niente e nessuno potrà mai superare l'emozione di avere un bimbo. E la quarta è sempre lo stesso modo, sempre eh, così, appena quando lo vedi la prima volta è la cosa più bella che hai visto nella tua vita. Quindi eh, quello sicuramente ha sopperito alla mancanza di calcio per un po' di tempo, però ovviamente poi dopo col passare del tempo eh, mia moglie si occupava di Andrea e io mi mancava tutto il resto. Certo. Senti, il derby l'hai vissuto in panchina, no? una vittoria, sofferma. ma a un certo punto non ti è venuta la voglia di dire mister io, io ci sto? In realtà quando è finita la partita ho detto al mister la prossima volta o tribuna o in campo, perché in panchina è davvero una sofferenza, perché potresti entrare, potresti dare il tuo contributo e qui ti soffri e poi anche l'emozione comunque di vincerlo e di stare 1-0 fino al novantesimo era dura da sopportare. È difficile guardare il mondiale da fuori e eh, quanta delusione c'è comunque eh, l'Italia che manca per un'altra volta, ecco, lo stai guardando, segui qualcosa? Sì, è, è dura, sapevamo che questo probabilmente era il periodo più duro per noi perché vedendolo da fuori è sempre brutto, quindi la seconda volta purtroppo per l'Italia della non partecipazione, però ovviamente ce ne faremo una ragione, ce ne siamo fatti una ragione, andremo avanti. E ci sarà un'altra occasione sicuramente Siro, ti faccio questa classifica guarda, tu sei qua 188, Piola è 274, poi c'è un giocatore Totti a 250, dove vuoi arrivare? Io ti dico che i tifosi della Lazio dicono ovviamente oltre Piola, tu ci pensi a questa cosa? Io sinceramente non, non li guardo spesso, cioè o oh, quasi mai eh, ogni tanto mi ricorda mia moglie giusto per rinfrescarmi le idee, o mio fratello però io sono molto superstizioso su questo uh -huh. e quindi cerco di evitare. È più bello poi quando li guardi alla fine eh, esatto. e ti sembrano ancora di più. Però sicuramente è una classifica importante piena di nomi che hanno fatto la storia di questo sport. Quindi è, è bello. Cerco di andare più avanti possibile, soprattutto se sì. il fisico tiene, visto che gli oh. ultimi periodi ecco, eh, però... mi diciamo, hanno buttato un po' giù. Ecco, ma, ma no, come... a proposito, ecco, adesso ritorni, sei tornato ad allenarti infortunio passato, Lazio al quarto posto. Qualcosa pensi di poter, cosa può fare la Lazio per il, il, questa stagione? Sicuramente tro, tro, troverò e ho trovato una squadra mentalmente molto cresciuta. Eh, le ultime prestazioni sono state davvero ottime, con, nonostante le tante difficoltà. Siamo andati a Torino senza Zaccagni, senza Di me, senza Lazzari e la squadra ha fatto una prestazione credo buona nel primo tempo. Poi è ovvio quando ti mancano tanti giocatori sei in difficoltà di ossigeno perché poi ne hai giocate tante fino a quella. Però la squadra sta facendo grossi passi in avanti. Sicuramente è più facile il lavoro del mister quest'anno, l'abbiamo assimilato più velocemente. Io credo che quest'anno, tranne la partita con il Midland e quella con la Salernitana, per il resto sono state tutte partite lottate e giocate bene ti lascio prima di andare via eh, siamo vicino a Natale io ho un compagno che forse tu conosci che ci facciamo, facciamo le telecroniche assieme e lo devo tenere sempre fermo ecco. lui ogni tanto ti manda i messaggi e eh, tu non gli dai retta però ecco se lo vuoi salutare perché io poi se no mi si offende Franco l'ho sentito oggi eh. Eh. Eh, io ho detto Franco sono spogliato sto facendo allenamento quando no. poi finisco ti chiamo eh. no no Franco è una brava persona sì, sì, eh. Eh, mi ha mandato a mangiare da Bucatino eh, eh. allora eh. Il ristorante qui a Roma che mi piace molto. E, no, poi la prossima volta ha detto che andavamo insieme. Quindi, oh, però, Franco è una brava persona, fallo mangia poco. L'ultima che... cosa, siamo a ridosso del Natale. Un augurio di Natale. I telespettatori col tv, noi biancocelesti.com, lo vogliamo fare? Assolutamente, faccio tanti auguri di buon Natale. Felice anno nuovo a tutti, vi mando un abbraccio e spero che le cose vadano per il meglio per tutti. Grazie, grazie Ciro. Grazie, Ciro.